Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi abbiamo tra le mani una testimonianza. Una testimonianza, sono tante le testimonianze che ci giungono e che ci raccontate. Un po' alla volta cercheremo di raccontarle tutte, perché sono dense di significato e soprattutto dense di tanta emozione. Ad esempio Sebastiano Di Pietro, un siracusano, sposato, padre di due splendide ragazze, ci dice, impiegato per una società che si occupa di costruzioni di impianti industriali. Lui, come ogni siracusano, ama il santuario della Madonna delle Lacrime, come lo amava il nostro caro Padre Pio da Pietrelcina, e ci racconta che da ragazzo frequentava sempre il santuario, poi per via degli studi universitari, quindi per via del militare, abbandonò sia la Sicilia che anche la stessa Italia, perché si è ritrovato a lavorare in mezza Europa, tra Olanda, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia. Ecco, aveva anche perso anche il tempo materiale per frequentare la Chiesa. Però proprio l'anno scorso, il 20 novembre 2020, il cuore di Sebastiano viene spezzato da una, viene trafitto, potremmo proprio dir così, da una brutta notizia. Ecco, la sua cara mamma, che soffriva da circa 14 anni di un mieloma multiplo, muore a 64 anni. Ecco, il cuore di Sebastiano è quello di un figlio che perde una delle cose più belle della sua vita, la mamma. E in quel momento Sebastiano comincia a cercare un po' sul web delle preghiere, qualcosa che lo può rinfrancare. Ecco, questo amore anche verso Padre Pio, cerca Padre Pio e si imbatte nei nostri programmi, nei programmi di Padre Pio TV, nel minuto con Padre Pio e soprattutto alcuni aneddoti tutti legati alle anime del purgatorio. Lui scrive: mi sono messo a pregare, sono tornato in santuario partecipando sia al santuario che alla messa, con tanta fede prego, con insistenza, in maniera tale che l'anima di mia mamma possa raggiungere ed entrare in paradiso. Ecco, però Sebastiano si è posto in questi mesi una domanda, un dubbio, una curiosità: dove si trova mia mamma ora? L'anima di mia mamma dove? Dopo tutte queste preghiere, l'anima di mia mamma che fine ha fatto? Ecco, a tal proposito Sebastiano ha ricordato proprio un aneddoto di Padre Pio e lo condividiamo con voi, che proprio ad un suo concittadino che non poteva raggiungerlo per problemi economici, lo stesso santo gli disse di servirsi del suo angelo custode e quindi mandarlo da lui, e che così avrebbe ottenuto una risposta proprio dal santo frate cappuccino. Una sera di qualche giorno fa, racconta Sebastiano, prima di addormentarmi, come di consuetudine ormai da due mesi, mi metto a pregare e prima di terminare le preghiere invoco l'angelo custode, non l'ho mai fatto prima, scrive, con una preghiera a modo suo, ecco, invoca l'angelo custode. Beh, dopo due giorni Sebastiano ci racconta che fa un sogno tutto particolare. Lui si ritrova un po' indietro negli anni, no? Torna all'università e dice che stava preparando in quel momento un esame di matematica. Si ritrovava con una persona che era accanto a lui, che non riusciva a percepire il suo volto. A un certo punto proprio questo giovane ragazzo che è lui, che gli è accanto, lo invita a leggere la paginetta di un libro che gli presenta, e lui con grande stupore si accorge che era impossibile leggere tutto ciò che era scritto, perché c'erano delle lettere indecifrabili. Ma con tutto ciò lui riuscì a leggere qualcosa. Finita questa lettura, quindi finita anche la lezione di matematica, prima di andare via chiese proprio a questo ragazzo cosa gli avesse fatto leggere, e lui rispose con un sorriso dolce, pacato, amorevole: tu hai letto un passo della Divina Commedia e che è tratto dal Cantico del Paradiso. Che bella cosa, vero? Tu aspettavi proprio questo, no? Gli dice questo ragazzo. A un certo punto Sebastiano, un po' quasi imbarazzato, alza gli occhi per vedere in faccia questo giovane, ed era il volto di Padre Pio, un Padre Pio di quelli che non conosciamo noi oggi, con questo Padre Pio anziano, ecco, questo Padre Pio inedito, questo Padre Pio giovane. E Sebastiano ci scrive che ha riconosciuto la barba e quel sorriso dolcissimo. Era il volto del santo di Pietrelcina
Era notte fonda, Sebastiano si sveglia col cuore pieno di gioia perché aveva ricevuto la risposta.